L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. In questa puntata vi porto in Calabria, per essere precisi a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, 7.000 abitanti, una zona che si trova nella Valle del Crati, collina tra il Pollino e la Sila. Perché qua? Perché Luca Tudda, insomma, 10 anni fa ha intrapreso questa esperienza di portare la pizza verace napoletana proprio nell'entroterra, ma è affascinante dal mio punto di vista anche ciò che l'ha spinto a dedicarsi alla pizza, anche perché aveva intenzione di svolgere la professione di avvocato. Adesso non so se tuo padre abbia uno studio o siete avvocati di famiglia, però a un certo punto hai deciso di cambiare strada, dopo che in un'estate hai fatto l'esperienza di andare in pizzeria. Ma raccontaci tu, Luca. Sì, allora, no, vi racconto un attimo. Sì, io ho fatto un liceo classico, quindi l'idea era quella poi di intraprendere giurisprudenza. Non siamo una famiglia di avvocati, no? Però neanche di ristoratori. Io sono il primo ristoratore della famiglia, sia da parte di madre che di padre. Quindi nessuno aveva in testa, cioè mai mi sarei, ma nemmeno io, mai mi sarei immaginato che mi sarei trovato qui a fare questo lavoro, a svolgere poi questa passione. Non sapevo neanche di averla questa passione, che io cucinavo a casa, ecco, a casa mi è sempre piaciuto, però sai, come hobby, così, e invece poi alla fine ecco che è diventata la mia professione. Dove avevi già iniziato a studiare giurisprudenza? No, non avevo iniziato, ho finito il liceo classico e volevo iscrivermi, però allo stesso tempo sono una persona che voleva rendersi autonoma il prima possibile, questo sicuramente. E quindi prima di dico, vabbè, magari vediamo qualche lavoro, qualcosa così. E quasi per gioco mi sono iscritto a un corso di pizza napoletana, all'Associazione Verace Pizza Napoletana a Napoli, appunto. E da lì poi invece me ne sono innamorato e dopo 2 anni di lavoro, anche e soprattutto stagionale, ho aperto la pizzeria, quindi 10 anni fa. Correva l'anno 2014. 2014, 1 dicembre 2014 apro la pizzeria a Masciata. Poi c'è una storia anche sul perché la pizza napoletana. E anche quella è una storia, no? Fatta abbastanza di uscite, di estati, di piacere proprio nell'andare a mangiare la pizza. Perché, io andavo, insomma, a mangiare la pizza in Calabria, soprattutto lungo le coste, sì, sia, esatto, sia tirrenica sia ionica, insomma la pizza napoletana da un po' di anni sta, come suol dirsi, ha preso piede. Sì. Qui nell'entroterra non c'erano pizzerie napoletane, quindi io aspettavo l'estate per recarmi alle Terme di Guardia Piemontese, dove c'era la pizzeria Reginella, è solo stagionale, appunto, e quindi mi recavo lì per mangiare questa, aspettavo un anno, no, per mangiare questa pizza, e anche quando ero più piccolo, pizza napoletana, ma non gli davo chissà quale, non ero così a conoscenza, no, delle caratteristiche, sapevo che mi piaceva, quindi andavo lì. E lì vedevo, in questa pizzeria, c'era un'insegna con Pulcinella, e non sapendo che quell'insegna era quella dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, perché quella pizzeria era l'unica all'epoca in Calabria ad essere riconosciuta dalla VPN. Non lo sapevo, ma avevo collegato che quel simbolo era simbolo, cioè voleva dire pizza buona, pizza napoletana buona. E da lì invece poi mi sono ritrovato nella stessa associazione dove c'era lo stesso simbolo e per, diciamo, grande soddisfazione sono diventato la prima pizzeria in Calabria aperta tutto l'anno, affiliata, riconosciuta proprio dall'Associazione Verace Pizza Napoletana. Beh, questo è sicuramente un elemento di grande orgoglio, no? Per te, sì, immagino. Grande. Sì, è vero, tu sei innamorato della pizza verace napoletana, segui il disciplinare, quindi sì, legato a questa realizzazione
della tradizione, ma nello stesso tempo ciò che ti contraddistingue, credo, no? Poi correggimi se sbaglio, è questo voler provare sulla tradizione degli esperimenti. Sperimentare e non andando dietro alle mode del momento, che possono essere, non lo so, i cornicioni, questa alveolatura gigantesca che si vede su Instagram. Non è facile, però, Luca, riuscire a sperimentare discostandosi e mettendo da parte anche, come dire, il seguire le mode. Non è facile. Sì, esatto, hai detto una grande verità, perché sarebbe molto più semplice seguire la moda, accodarsi, no? E soprattutto nel mondo dei social, di Instagram, dove una storia, una foto, quando comincia a tirare, no? Tira un po' per tutti, quindi sarebbe molto più semplice accodarsi là. E io sono invece una persona, sono una persona con un concetto, quel concetto mi piace sicuramente svilupparlo, migliorarlo, cercare sempre di mettermi alla prova, ecco, sperimentare, però seguendo quel concetto di base che per me è la pizza napoletana da disciplinare. Quindi qual è il disciplinare? Vogliamo ricordarlo? Sì, il disciplinare della VPN, il primo disciplinare che, di cui finalmente mette giù delle regole sulla pizza napoletana, e le prime regole sono impasto diretto, quindi non indiretto come si ha per esempio nella cosiddetta napoletana contemporanea, che sarebbe più corretto, insomma, tanto per intendere. Esatto, che sarebbe più corretto chiamarla contemporanea, perché nulla a che fare con napoletana. Quindi questo accostamento di termini, forse più un accostamento per fargli prendere piede i primi anni sulla scia dell'influenza e della conoscenza della napoletana, per pubblicizzarla, non tanto per quello che è, diciamo, contemporanea e basta, è più corretto. Quindi non c'è preimpasto, non c'è biga, non c'è pulish, c'è una lievitazione a temperatura ambiente, quindi non c'è l'utilizzo del frigorifero, non c'è un'idratazione esagerata, quindi ci sono un sacco di regole. Le farine? Le farine assolutamente sono regolamentate, si parte da una farina zero, poi in base a, cioè in W la forza, ormai se ne parla, diciamo che dopo il Covid è molto più semplice pure per noi parlare di forza della farina, W, idratazione, lievitazione, maturazione, fermentazione, tutti questi termini sono più semplici da utilizzare perché ci capiscono molto di più, perché durante il Covid abbiamo avuto un po' tutti, no, a casa, abbiamo fatto le pizze, ci siamo sperimentati pizzaioli, quindi... Strumento di cottura, il disciplinare di cottura. Cosa dice? Forno a legna? Allora, forno a legna, poi negli anni si è autorizzato anche forno elettrico, forno a gas, per non precludere la possibilità di fare un'ottima pizza napoletana, soprattutto all'estero, dove ci sono delle regolamentazioni precise, e soprattutto nei centri città il forno a legna purtroppo non si può più installare, più usare. Quindi per venire incontro a queste esigenze ovviamente devono passare sempre al vaglio dell'associazione il forno, i forni, ma così come i prodotti e quant'altro, come sono fatti, le caratteristiche eccetera, però si è aperto a queste possibilità. E da disciplinare quanti grammi di sale nell'impasto? Da disciplinare, allora siamo sui 40, 45, massimo 50 grammi di sale al litro d'acqua, partiamo dall'acqua, quindi circa 1,680 kg di farina, diciamo, massimo. Poi tu, essendo innamorato della pizza verace napoletana, naturalmente preservi questo disciplinare, ma allora dove stanno queste sperimentazioni senza intaccare i cardini del disciplinare? Le sperimentazioni stanno sicuramente nei topping, ma soprattutto, come tu accennavi, sulla margherita molecolare. Questa margherita molecolare è una sperimentazione che hai portato alle Olimpiadi di pizza. Olimpiadi. Sì, nel 2019 presentai questa pizza, ecco che la sperimentazione, innovazione sull'impasto, però napoletano. E per fare questa pizza sono partito dall'idea, io ti accorgerai che uso sempre il noi, perché anche se una cosa la faccio io,
mi sento sempre in squadra con chi mi supporta, no? Quindi lo E questo staff che mi credo non aiuti. sia un aspetto secondario, cioè questo elemento della condivisione e non, come dire, della costruzione del proprio orticello e quindi come dire, autocelebrazione, no? Assolutamente no, assolutamente no. Se non c'è un noi, non c'è una squadra, non c'è una condivisione, io credo che non si vada da nessuna parte. Quindi ogni vittoria, ma anche ogni errore, che poi fa sì che proprio dall'errore si possa ripartire e fare meglio, è da condividere. E Parliamo quindi di questa margherita sì, molecolare. come no, sì, ti dicevo, praticamente l'idea era creare una margherita, qui però quasi al contrario, no? Allora sono partito da una base pizza, quindi la base della pizza cotta nel forno, sempre nel forno a legna, però con del ghiaccio sopra, la giusta quantità di ghiaccio, del ghiaccio tritato grossolanamente, e in giusta quantità praticamente fa sì che nei 60, massimo 90 secondi di cottura, come da disciplinare, questo ghiaccio si sciolga, vada in ebollizione ed evapori completamente, però lascerà la pizza morbida al centro, a parte il bordo ovviamente, morbida come se fosse stata cotta con pomodoro e mozzarella. Quindi Quindi abbiamo la stessa disciplinare consistenza. è E salvo. salvo, stessa morbidezza, stessa consistenza. In uscita poi invece andiamo a mettere quelli che è il topping rivisitato, a parte la mozzarella di bufala che andiamo a mettere fresca a crudo. E poi abbiamo delle perle di pomodoro sammarzano gelatificato, quindi lo andiamo a gelatificare in perle, ecco un po' di cucina molecolare, e del caviale di basilico. Ma tutta Quindi questa operazione che tu fai naturalmente nel tuo laboratorio, noi in casa potremmo provare a imitarla o c'è bisogno di strumenti particolari? allora, sicuramente c'è bisogno di strumenti particolari, però si potrebbe Come imitare cristallizzazione prendo. del San Marzano, del pomodoro, potremmo provare a Si fare. potrebbe provare, no, no, potreste provare. Allora, diciamo che la sferificazione, ci sono anche dei kit che si vendono, quindi uno potrebbe anche provare a farle a casa, però è un po' più complicato. Magari si potrebbe provare a farlo a casa con degli stampini, mettere stampini, quindi delle perle, e mettere del pomodoro sammarzano, magari con della agar-agar all'interno, in modo da gelatificarlo in questo modo. Non sarà proprio lo stesso identico risultato, però a casa si potrebbe fare. E io ci proverò. Questa pizza ti ha permesso di piazzarti al settimo posto. Cioè, le classifiche, dal mio punto di vista, sì, sono importanti, ma relative. Però capisco che dal punto di vista poi della promozione della pizzeria e del pizzaiolo Sono diciamo così, importanti. sono importanti. Però Sono importanti, ma sì. Certo. vorrà dire qualcosa, no? Settimo posto. No, no, ma più che la classifica in sé, è stato bello poi proprio la voglia dei clienti, dei commensali, proprio la voglia di assaggiare questa pizza. Ho ricevuto un sacco di telefonate per chiedermi se era disponibile, volevano venire ad assaggiarla, volevano fare anche tanti chilometri per venire a provarla. Questa è la più grande, diciamo, soddisfazione. Poi grazie a questa pizza, ne ha parlato Gambero Rosso con un articolo. Sono Sì, stato Giussi anche a presentare. Ferragna ne ha scritto un articolo molto interessante proprio su questo. Sì. Antonella Modio mi invitò quest'anno a Pizza Festa Pestum proprio per tenere una masterclass e far assaggiare questa Margherita rivisitata dell'ambasciata. Quindi sì, è stata una pizza che sicuramente mi ha dato e mi sta dando tante soddisfazioni. E non ti stai fermando qua con le sperimentazioni perché adesso ti stai cimentando con l'utilizzo Ambasciata Festival, del gelato. sì, anche Ambasciata Festival proprio per celebrare i 10 anni. L'obiettivo è quello di alzare ulteriormente l'asticella della qualità, della proposta e soprattutto cercare un po' di fare, come dire, cultura, nel senso che è un abbinamento che può sembrare strano attraverso le nostre serate, quindi dalla degustazione, facendolo assaggiare, spiegandolo, e poi alla fine si può riscoprire un abbinamento che non ci si aveva pensato, ma è un abbinamento stupendo. Ecco, È tutti proprio quello questi che incontri, Luca,
per celebrare i 10 anni della tua attività, della tua pizzeria. Ecco, vorrei che ci soffermassimo perché rappresenta quello che dicevi tu, no? Questo condividere, credo che l'idea parta proprio da questo voler condividere e sperimentare insieme ad altri colleghi magari che hanno anche una maggiore esperienza e calcano, come dire, realtà anche differenti sul piano tecnico, sul piano anche regionale. Siete partiti a luglio col primo incontro, giusto? Sì, siamo partiti a luglio con pizza fritta e bollicine, dove il pairing era proprio con le bollicine, perché lì volevamo far assaggiare innanzitutto una cucina, eravamo in compagnia degli ospiti dei fratelli Coppola, quindi era comunque una cucina prettamente napoletana, quindi i fritti misti della tradizione partenopea, la pizza, la nostra pizza, però lì il punto dell'abbinamento erano le bollicine. Bollicine, quindi, sia mettendo vicino, metodo, ti faccio un esempio, metodo classico, quindi metodo champenois, lo stesso dello champagne, calabrese, bevuto subito dopo uno champagne invece. Quindi in modo da far capire che proprio degustandolo non abbiamo nulla da invidiare anche in Italia, anche soprattutto in Calabria, agli altri paesi, non abbiamo nulla da invidiare alla qualità dello champagne con un ottimo metodo classico calabrese. Quindi questo era il punto, diciamo, focale della prima serata. La seconda invece siamo andati sul gelato, quindi pizza e gelato gastronomico, insieme a, come drink, alla mixology, quindi ai cocktail. Lì abbiamo sperimentato davvero tanto. Perché 5 agosto era, no? Sì, 5 agosto, esatto. Hai un'ottima memoria. sì, e lì abbiamo sperimentato veramente tanto. Siamo partiti da un maritozzo salato, gelato al burro e acciuga del Cantabrico, una pizza napoletana con un'emulsione di 'nduja e il gelato al gorgonzola portato in un altro piatto su una piastra congelata al tavolo del cliente, in modo che poteva aggiungerlo come se aggiungesse un formaggio, però aggiungeva un gelato al gorgonzola. Quindi ecco anche le diverse consistenze, anche diversi modi di servire il gelato, di rendere partecipe il cliente che doveva comunque servirselo da solo, aggiungere un qualcosa per completare il piatto, insieme, ti ripeto, alla mixology, quindi dei drink, dei cocktail studiati per l'occasione. E lunedì scorso c'è stato il terzo. C'è stato il terzo, che, come dici tu, professionisti totalmente, voglio dire, diversi tra loro, perché il 5 agosto ero con il maestro gelatiere Alberto Vitaro. Lì con a luglio i fratelli Coppola, quindi diciamo colleghi e più o meno stessa tipologia di, no, più o meno stessa tipologia di pizza, perché oltre ad essere sono brand ambassador anche della Lombardia per la VPN, e ora però anche più vicini come età, invece ora per esempio con chef Corrado Scaglione, quindi mondo pizza ma anche mondo proprio ristorazione, uno chef con un'età diversa, un territorio da cui viene diverso, perché è dalla Brianza, ecco che quindi tutti questi stili diversi mixati, miscelati per far vivere delle emozioni ai commensali. E in questo caso era cucina su pizza, quindi abbiamo trasportato dei piatti tipici della nostra tradizione, un piatto tipico della nostra tradizione calabrese, tipo la fressuriata, quindi patate, peperoni, ma trasportato, rivisitato sulla pizza. Famosa pizza e patate, ecco. Esatto. È un piatto tipico dello chef, della zona dello chef Corrado, quindi il risotto alla monzese, trasportato sempre sulla pizza con una crema di riso allo zafferano, della salsiccia, quella salsiccia lugana, sottile, bianca, senza il peperoncino, zucchine, grana padano, insomma abbiamo rivisitato un piatto tipico suo, un piatto tipico nostro in questa fusione. E che riscontro avete avuto da parte dei commensali?
Il riscontro, devo dire, l'ho detto anche l'altra sera, nell'ultimo evento, è eccezionale. Eccezionale perché non mi aspettavo un riscontro talmente positivo, in tutte le serate, perché è stato un crescendo, cioè siamo sold out sempre prima di arrivare alla serata e questo, voglio dire, la dice lunga su quando si parla, spesso sai, no? Si parla la Calabria è indietro, la Calabria è indietro. Aspetta, la Calabria non è indietro, la Calabria aspetta solo che, insomma, qualcuno queste iniziative le cominci a fare. Certo, e i prossimi appuntamenti che porteranno poi a quello finale, che sarà naturalmente il 1° dicembre, la data di nascita della Prossimo, sì, pizzeria. esatto. Prossimo appuntamento 14 ottobre, un'altra bellissima serata in compagnia di Antonella Modio. Antonella Modio, che ha scritto e verrà a presentare da noi il suo libro Calice Spicchi, e oltretutto, ora da il Vinitaly a Sibari è stato una ventina di giorni fa, se non sbaglio, da 20 giorni fa ne prende ancora più importanza questa presentazione da noi, perché 20 giorni fa Antonella, mi diede la notizia che nella seconda edizione del suo libro ha inserito anche me e la mia pizzeria, quindi avrà un'importanza ancora maggiore. Festeggeremo sia l'inserimento e sia, ovviamente, andremo a preparare dei pairing con pizze, ovviamente gastronomiche, quindi gourmet, e vini calabri e campani in un suo onore, che, visto che lei è una grande sommelier di origine campana. Il penultimo appuntamento sarà il 18 di novembre e qua c'è un tripudio tra pizza napoletana e cucina calabrese. Esatto, lì avremo proprio un tripudio di cucina calabrese perché ci sarà lo chef Barbieri, Enzo Barbieri, che penso sia stato uno dei primi in provincia di Cosenza a puntare veramente tanto sul territorio e a far conoscere i prodotti del nostro territorio, pure ma valorizzandoli. Prima un po' si conoscevano, ma sai, senza dargli la giusta importanza. Le ha veramente dato molto al nostro territorio e quindi sono contentissimo di ospitarlo nel penultimo evento, ma diciamo ultimo delle serate, perché poi l'1 dicembre sarà proprio una festa, quindi non faremo un menù degustazione o quant'altro, ma sarà proprio una festa, quindi ci sarà chi fa le pizze, chi dà le bibite, certamente ci sarà una fusione tra le varie serate per cercare di far assaggiare i prodotti che abbiamo sperimentato prima, però sarà proprio una vera e propria festa. Luca, naturalmente, immagino che tu abbia già in mente qualche altra sperimentazione. Non so, ci vuoi anticipare? Stai pensando a qualche pizza particolare, sempre sulla tradizionale napoletana? Cosa vorresti introdurre? Cosa introdurrai? Allora, diciamo, sto pensando a più cose perché ti anticipo che Pizzeria Ammasciata da gennaio, febbraio, massimo marzo vuole rivoluzionare una parte del suo menù. Quindi sto pensando un bel po' di cose perché dopo 10 anni è giusto, dopo queste serate, queste sperimentazioni, cominciare a inserire, oltre proprio qualcosa di queste serate, perché la gente ormai mi chiede, mi rifai quella pizza, mi rifai quella cosa, quindi qualcosa li dovrò accontentare. Però, insomma, quindi ti anticipo questo. Nel dettaglio non ci voglio andare ancora. Naturalmente poi ci risentiremo, Certo. quindi per chi volesse assaggiare questa margherita molecolare e tutte le altre tue novità prossime a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, nella Valle del Crati, un posto di vigneti, di uliveti, quindi si sta benissimo, oltre che Sta bene. naturalmente mangiare anche benissimo. Grazie ancora, Luca. Grazie a te, grazie mille. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità.